Di concerto con l'unità di crisi regionale abbiamo deciso un rientro tra i banchi graduale e progressivo con un monitoraggio costante della curva dei contagi. Lo dice l'assessore all'istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini. Siamo consapevoli, continua la Fortini, dell'importanza della scuola in presenza, ma è necessario che ciò avvenga in totale sicurezza. Vorrei far capire che ogni volta che noi adottiamo, prendiamo una decisione, lo facciamo sempre cercando di capire sia qual è l'andamento della curva epidemiologica, sentendo ovviamente ascoltando quello che è il parere degli esperti e cercando di contemperare, io lo dico sempre, quello che è il diritto allo studio, all'istruzione con il diritto alla salute. Per questo adottiamo una linea di prudenza. Per cui per questa settimana continueremo con la presenza fino alla terza classe. In realtà la cosa fondamentale che abbiamo cercato di fare in questi mesi è stato immaginare un ritorno in presenza che poi non implichi un ritorno alla didattica a distanza per le classi che abbiamo fatto tornare in presenza. Questo perché riteniamo naturalmente che sia molto peggio per i nostri studenti, per i nostri bambini, per i nostri ragazzi tornare in presenza e poi eventualmente per delle criticità riportarli con didattica a distanza. Per cui lunedì prossimo sicuramente cercheremo di far tornare in presenza la quarta e la quinta classe della primaria. Tra l'altro ci dovrebbe essere una riunione dell'unità di crisi proprio perché vogliamo dare per tempo indicazioni sia alle scuole, ai dirigenti scolastici, ai docenti, ma naturalmente anche alle famiglie. Per cui proseguiremo naturalmente in questa strada che abbiamo intrapreso, cercando di contemperare i due diritti all'istruzione e alla salute. Quindi non c'è assolutamente contraddizione tra l'andamento in realtà della curva epidemiologica, il colore che la nostra regione ha e naturalmente le decisioni che stiamo prendendo, che sono coerenti rispetto alla scelta che abbiamo fatto al principio. Altra cosa che si è deciso in unità di crisi riguarda il monitoraggio che dovrà essere fatto sulla personale scolastico, docente e non docente, che è tornato in presenza. Quindi quello che vuole fare la Regione Campania è monitorare ovviamente quella che è la situazione. Sicuramente lo faremo sul personale scolastico, ovviamente abbiamo chiesto che possa essere fatto anche sugli studenti chiaramente tornati in presenza, quindi un monitoraggio continuo e costante. Questo lo faremo, l'unità di crisi ha deciso naturalmente di farlo, affidandosi ai medici di medicina generale e anche naturalmente ai pediatri. E questo lo dobbiamo fare per dare sicurezza alle famiglie e naturalmente al personale scolastico. Altra questione che è stata affrontata è il servizio di refezione. Ci sono state una serie di richieste di chiarimento, ma devo dire che ANCI Campania ha scritto un chiarimento sul suo sito che è quanto mai opportuno. Quindi quello che l'unità di crisi ha inteso fare rispetto al servizio di refezione scolastica è, da una parte, non compromettere il servizio laddove era già stato attivato, evitando però che fosse attivato laddove non era ancora partito. Questo chiaramente sempre in un'ottica prudenziale.